A nome del CUT, Centro Universitario Teatrale La Torre di Viterbo, ho il piacere di presentare questa serie di incontri che vanno sotto il nome della rassegna di suoni diversi, che verrà presentata a Bagnoregio con il concerto di inaugurazione della rassegna il 26 dicembre all'Auditorium Taborra. Il Centro Universitario Teatrale La Torre è lieto di presentare questa serie di eventi di musica e teatro. Abbiamo optato per tre spettacoli musicali e tre spettacoli teatrali, diversi tra loro, per dare appunto la possibilità a un pubblico più eterogeneo di venire a teatro e in considerazione del fatto che il teatro possa diventare un luogo di confronto e di incontro tra persone, anche di generazioni diverse tra loro. Il primo spettacolo sarà un concerto di musica antica e contemporanea del trio vocale Luce Erranti, è un trio vocale femminile, presenterà un repertorio di brani in linea di massima rinascimentali, ma con anche alcuni brani di musica contemporanea scritti e composti dalle stesse autrici e cantanti. Il trio verrà accompagnato alla tiorba e liuto rinascimentale da Simone Colavecchi. Il secondo appuntamento vedrà coinvolto Angelo Tanzi con lo spettacolo Il Sindaco, uno spettacolo che è stato rappresentato moltissime volte a Viterbo, nella provincia e anche in Italia e anche all'estero, vincitore di un premio Fringe al Festival Internazionale di Teatro di Lugano, non ha bisogno di molte presentazioni, è un monologo teatrale che affronta tematiche interessanti e importanti, soprattutto al momento, quali l'integrazione sociale e il problema dell'immigrazione. Il terzo appuntamento sarà a febbraio con Cinematografia di Méliès, che è uno spettacolo, diciamo, più in linea con gli spettacoli proposti dal Centro Universitario Teatrale nel corso degli anni. È uno spettacolo più sperimentale rispetto agli altri, in quanto è un cinema muto musicato dal vivo, Cinema di Méliès, musicato dal vivo dall'Orchestra Minima Mysticanza. L'appuntamento successivo sarà una produzione del CUT La Torre, una commedia brillante scritta, diretta e interpretata da Andrea Fabi e Valeria Pinzi. L'ultimo appuntamento, no, il quinto appuntamento, Vittoria, scritto e diretto da Antonello Ricci e Alfonso Prota, non ha bisogno di presentazioni, neanche questo spettacolo, in quanto è stato rappresentato a oltranza in tutto il territorio e abbiamo scelto questo spettacolo proprio riguardo il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Questo è uno spettacolo che parla di Pietro Rossi, un garibaldino viterbese. E l'ultimo appuntamento sarà un concerto dell'artista irlandese Kay McCarthy. Abbiamo pensato di inserire anche un artista internazionale, in quanto il nostro territorio è giusto che ospiti e promuova anche l'incontro con artisti stranieri. Italiana d'adozione, sono più di 30 anni ormai che vive in Italia, è grande affabulatrice e canta storie della tradizione celtica. Noi ringraziamo il sindaco della città di Bagnoregio che ha accolto molto favorevolmente questa iniziativa da subito, l'assessore Fraticelli e Marcello Meroi, presidente della provincia. Vi invitiamo e speriamo di avere un pubblico vasto e caloroso ai nostri appuntamenti. Abbiamo pensato di scegliere la domenica pomeriggio. Quasi tutti gli appuntamenti sono alle 5:30, tranne il primo, il concerto del 26, che sarà alle 7 del pomeriggio, subito dopo il presepe vivente di Civita. E gli altri appuntamenti saranno tutti alle 5:30, l'ultimo alle 9 di sera.